Si ferma a 7 la serie di vittorie consecutive del Pescara, che alla Rechi deve accontentarsi della divisione della posta dopo 90 minuti emozionanti e caratterizzati da una incredibile altalena di emozioni. Un peccato davvero per Memusciai e compagni, che hanno subito il gol del pareggio del definitivo 2-2 in zona Cesarini dopo aver mancato il gol della sicurezza. Alla Rechi si comincia con la curva ospite desolatamente vuota dopo la decisione dell'osservatorio di vietare la trasferta ai supporters biancazzurri. In campo la squadra di Massimo Modo si presenta con Mandragora, a centrocampo preferito a Torreira, e in difesa con Mazzotta alla prima partita con la maglia biancazzurra al posto dell'infortunato Crescenzi. Al sesto minuto Pescara in vantaggio, ma il gol di Lapadula viene annullato per fuorigioco, e un attimo dopo è anche la formazione di casa a vedersi annullata una rete per la posizione di offside di Donnarumma. La gara si gioca sul filo dell'equilibrio. Al dodicesimo coda in area allarga troppo il compasso e mette a lato, ma la squadra di Menichini è propositiva, e così al diciottesimo l'ex biancazzurro e teramano Donnarumma va a procurarsi un rigore per un fallo ai suoi danni di Fiorillo. Si incarica della battuta dagli 11 metri coda, che mette all'angolino alle spalle dell'estremo biancazzurro. Gara in salita per la formazione abruzzese, che accusa il colpo per qualche minuto e poi però va a colpire al 25esimo con il solito Lapadula, che a due passi da Terracciano non sbaglia, rimettendo la gara sui binari della parità e timbrando la sua 15esima rete stagionale. La partita è viva ed intensa, con i padroni di casa che si rivedono al 27esimo pericolosamente con coda che in area, dopo aver ricevuto palla da Oikonomidis, scarica però sull'esterno della rete. La Salernitana si rivede anche al 32esimo con una punizione insidiosa di Zito, che trova la respinta di Fiorillo in calcio d'angolo, ma la difesa campana lascia qualche volta a desiderare, e così al 34esimo, su una rimessa laterale, la Padula si ritrova tutto solo davanti a Terracciano, non riuscendo però a superare l'estremo campano. Incoraggiata a gran voce dai suoi tifosi, la squadra di casa attacca con veemenza, soprattutto con spioventi in area abruzzese. Coda il più pericoloso fra i suoi, e prima al 40esimo impegna su punizione Fiorillo, e poi non riesce in area biancazzurra davanti all'estremo pescarese a trovare lo spazio per la conclusione ravvicinata. Al 42esimo Zito perde la testa e va a colpire con i tacchetti in un'azione di gioco Memusciai. Per l'ex avellinese c'è il rosso diretto e l'espulsione. Campani in 10 per tutta la ripresa e per gli ultimi minuti del primo tempo, in cui non accade però più nulla. Il secondo tempo si apre al quinto con una buona occasione per Memusciai, che non riesce però a concludere per l'intervento in area salernitana di Emperer. La risposta locale è affidata al settimo a Donnarumma, che impegna centralmente Fiorillo. Tutto questo subito dopo l'ingresso in campo di Verde per Mandragora nel Pescara, e di Gatto per Oikonomidis, fare i padroni di casa. Il Pescara ci crede, prima Caprari all'ottavo sfiora il palo dalla distanza, e poi al 14esimo è Lapadula ad alzare troppo la mira. La formazione abruzzese cerca di far valere la maggiore consistenza tecnica e la superiorità numerica, che però svanisce al 18esimo quando c'è il doppio giallo per Caprari, che è costretto così a lasciare il campo. Oddo vuole vincere la partita e getta nella mischia anche Pasquato per Benalì. In campo però accade di tutto, e così al 25esimo c'è il sorpasso del Pescara con Verde, che realizza così il primo gol con la maglia della sua nuova squadra. Sul capovolgimento di fronte Zuparic va poi a colpire il pallone in area con la mano, anche se in maniera involontaria, ma Aureliano fischia. Ancora un rigore per i padroni di casa, con Fiorillo che compie il miracolo respingendo il tiro dagli 11 metri di coda, che cambia angolo trovando la respinta del portierone biancazzurro. La squadra di casa spinge e rischia al 38esimo con Lapadula, che mette però alto sopra la traversa dopo una deviazione di Terracciano. Ma le sorprese non sono terminate, visto che l'ex dal dente avvelenato Donnarumma lascia il segno nel finale di gara, realizzando di testa al 39esimo il gol del definitivo 2-2 su cross di Ceccarelli, che appare in dubbia posizione. Una doccia gelata per Memusciai e compagni, che provano fino alla fine a trovare il gol del 3-2. E nel recupero c'è anche l'espulsione del salernitano Emperer, a coronamento di 90 minuti, anche ad alta tensione.